Allora, quando capitavano queste cose, certo che le strategie contattavano la marcia yeah. E poi dopo certo che mi chiamavo anche Spinota, perché voleva vedere cosa succede con la barca, e poi così ci stiamo facendo una, l'altra, terza, siamo diventati... Ma lei era venuto, lei era venuto qui a Monopoli, era venuto di recente, no? No, ecco. Ma questo è per la prima volta. Da quando lavoro, però c'ero prima, nel 2003-2004 stavo qua. Sì, sì. Siccome quello Ezio, la moglie era mio amico, no? E anche mio amico ancora. Lo conosco bene. E poi sono stato un paio di volte a Monopoli. Visto che a Monopoli c'è venuto molti anni fa e c'è passato, per regalarle una guida, che non è una guida nel senso che è stata fatta da artisti monopolitani che hanno fatto una sorta di narrazione delle bellezze della città, la stiamo parlando anche in inglese, però vedo che lei parla in italiano, quindi gliela volevo lasciare perché questa è una guida che serve, in realtà non è proprio una guida in senso stretto, a me piace perché fa un racconto poetico, molto suggestivo delle bellezze della città. Comprendo tutto. Esatto. In più è anche una guida che orienta nel capire un po' come muoversi nella città. Ma io ci faccio una foto.